punti veramente fondamentali per vivere, uno, un Natale sereno e due, per recuperare un po' di terreno per la zona salvezza. Sì, dai, è stato un gol importantissimo, anche se diciamo, a dire la verità, gli ultimi 6 minuti abbiamo avuto paura, come è giusto che sia. Avessimo avuto 7-8 punti in più, l'ho detto anche agli altri, questa partita finiva 3-4-0. Diciamo, è una cosa mentale che purtroppo adesso ci frena un pochino. Però ci eravamo promessi che dovevamo passare un Natale in famiglia sereno e ci siamo riusciti. Adesso ricarichiamo le pile e bisogna fare un gran giro di ritorno. Senti, dal punto di vista personale, che bilancio ti dai? L'anno scorso mi pare che eri arrivato a 8 gol, Sì. quindi quest'anno, viste tutte le difficoltà della squadra, non stai mica andando poi così male. Sì, però io punto sempre a meglio, non mi, cioè, ho abituato a guardare sempre avanti. E sì, diciamo la verità, ultimamente noi attaccanti riusciamo a metterla dentro, a segnare. Questo ovviamente è merito della squadra, perché come vedete io i miei gol che faccio sono sempre merito frutto della squadra, e non sono, diciamo, uno che prende palla, salta tutti, ho bisogno della squadra. E sì, dai, siamo contenti. Però siamo ancora lì, questi gol bisogna farli come oggi che contano, perché bisogna assolutamente salvarci, perché ce lo meritiamo. Senti Stefano, vorrei che parlassi anche di un tuo compagno di reparto, ma che poi è stata un po' la sorpresa di questo giorno d'andata, perché è arrivato, in pochi lo conoscevamo, però oggi mette a segno il suo quinto gol in campionato. Beh, ci ha fatto un po' arrabbiare per l'episodio del secondo tempo, che se la metteva in mezzo magari sul 3-0 avevamo gli ultimi minuti un po' più tranquilli. Stiamo parlando di Corti, e sicuramente una crescita molto importante la sua col passare delle settimane. Sì, Nicolò, no, è un ragazzo umilissimo, anzi chiede sempre consigli, quello che gli dici lui fa, questo per un giovane è molto importante, ha margini di miglioramento importantissimi, secondo me può far molto bene, e non solo in questa categoria ovviamente. L'unica cosa, no, sul 3-0 che potevamo fare, lui è un ragazzo molto generoso, ha detto che non riusciva proprio neanche a stare in piedi. Ha detto che vedeva due porte, quindi capisco che in quel momento lì non riusciva neanche a respirare, ci poteva stare. L'unica cosa che si beccavamo da due, purtroppo. Senti, chiama le casualità, ma adesso mentre parlavo con te mi è venuta in mente un'immagine. Scena di Natale del Novara, al tavolo eri seduto accanto a chi? Proprio a Corti, che siete tu, stesso tavolo, uno accanto all'altro, avete deciso lo scontro diretto, quindi chiamiamo le casualità però. No, io mi trovo molto bene con lui, perché lui è un attaccante più di gamba, più, diciamo, più seconda punta di me. Io mi trovo molto bene perché lui fa tanto lavoro sporco. E quindi anche in Coppa Italia, glielo dicevo l'altra volta, l'unica partita che abbiamo giocato a titolare, secondo me abbiamo fatto anche una buona partita, purtroppo abbiamo perso. Sì, ma lo stesso ora mi trovo bene anche con Donadio, con Rossetti, adesso sta rientrando. Penso che il mister è molto fortunato, perché siamo degli attaccanti che possiamo convivere insieme, siamo tutti diversi e deve essere un'arma in più, ecco, per il girone di ritorno.